Il mese di novembre, nella tradizione della nostra gente della provincia di Belluno, ma non solo, è dedicato in particolare alla commemorazione dei defunti. Un ricordo forte e continuato di tutti coloro che ci hanno preceduto, nella nostra famiglia, nel nostro parentado, in paese e negli ambienti in cui i nostri cari hanno lavorato e operato in favore della comunità o di singole organizzazioni. È un ricordo che si esprime in molte maniere, ma in particolare con la visita ai cimiteri, con celebrazioni religiose, con commemorazioni organizzate da gruppi e da associazioni. La principale spinta per il ricordo viene dai familiari, che sentono forte il legame con i loro defunti. I nonni, spesso i genitori, e talora il marito o la moglie, o anche qualcuno dei loro figli. È un ricordo che riporta i momenti della vita passata insieme e che si accompagna con tutta naturalezza e spontaneità alla preghiera perché Dio accolga i nostri cari nella sua luce e nella sua pace. Un piccolo esempio di questo ricordo e di questa preghiera di suffragio ci è venuto nei giorni scorsi dalla signora Giordana Salomon, nel ricordo del marito Italo, nel 10° anniversario della morte. A questo ricordo e alla preghiera della signora Giordana ci associamo in tanti, i colleghi giornalisti e gli operatori di Telebelluno, che per decenni hanno lavorato assieme ad Italo Salomon, e poi sicuramente tantissimi spettatori di Telebelluno che hanno seguito e apprezzato le sue cronache e il suo lavoro nel campo dell'informazione. Italo Salomon, dopo aver collaborato con varie testate giornalistiche, tra cui L'Amico del Popolo e Il Gazzettino, iniziò a lavorare nell'informazione a Telebelluno nel 1983. Nel 2004 cessò la collaborazione per raggiunta età di pensionamento. Continuò ad interessarsi di giornalismo, ma per breve tempo. Ammalatosi, morì nella sua casa di Limana, assistito dalla moglie Giordana, il 23 aprile 2008, all'età di 69 anni. Fu sepolto nel cimitero di Prade a Belluno. Italo fu giornalista appassionato nel suo lavoro. Quando la tecnologia e la normativa sul lavoro lo permisero, fu il primo giornalista di Telebelluno a usare la telecamera, compito prima riservato al personale tecnico. Si appassionò via via di argomenti e di settori, i più vari. Ne è testimonianza la fotografia scattata nella zona del Lagazuoi e Falzarego il 13 settembre 1998, sul retro della quale Italo scrisse per la moglie queste significative parole. «Cara Giordana, vorrei che sulla mia tomba ci fosse questa foto. Riassume la mia passione, la televisione, la mia terra, le Dolomiti, lo stupore per la bellezza davvero divina delle Dolomiti, che non avevo mai amato, ovviamente sbagliando. Italo». È un amore, la televisione è un amore, c'è niente da fare. È come se si interrompesse un sentimento, un feeling, diremo, con questa realtà, quando io me ne andrò, e me ne andrò tra poche ore. E se oggi Salomon potesse fare un bilancio di questa carriera giornalistica? Ma io dico che devo essere grato a Telebelluno, sia la Telebelluno iniziale che la Telebelluno attuale, perché ho avuto la possibilità, effettivamente, di arricchirmi culturalmente, di avere incontrato fior di personaggi che diversamente non avrei proprio potuto avvicinare, e mi riferisco in ipotesi a Giovanni Paolo II, il Papa, quando venne a Lorenzago per i suoi soggiorni, alla casualità del Cardinale Ratzinger intervistato nello scorso novembre qui a Belluno, diventato poi Benedetto XVI un paio di mesi fa, ma potrei citare tantissimi personaggi della politica, Presidenti della Repubblica, i più grandi artisti italiani che sono venuti a Belluno per presentare il loro teatro. Cioè, io voglio dire questo: la provincia di Belluno, tanto dimenticata, tanto abbandonata da tutti, grazie a Cortina in particolare, resta comunque un territorio praticato da coloro che sono dei personaggi. In ogni settore, da Giugiaro a Montezemolo, da Gassman a Sordi, da Cossiga a, diciamo, a Pertini, perché Pertini
sappiamo tutti che andò alla taverna a prendere un bicchiere il giorno che venne a farsi visitare l'ospedale di Belluno. Volevo dire, a Belluno tutti questi personaggi sono passati e grazie a Tele Belluno io ho avuto la possibilità di avvicinarli e da giornalista chiacchierare con loro come sto facendo con te e fare delle interviste e quindi in un certo senso avere una grande soddisfazione personale ma dare anche uno spessore di valorizzazione alla mia emittente. Tra le altre attività di Italo per Tele Belluno vanno ricordate le numerose interviste a personaggi della cultura, dello sport, della politica, come il presidente Pertini. Signor Presidente, mi scusi. Scusi, vai. Ciao Jonathan. Signor Presidente, mi scusi, un saluto ai bellunesi. Eh? Un saluto ai bellunesi. Ah, ma io sono legato ai bellunesi perché, prima di tutto, durante la prima guerra mondiale io sono venuto a Belluno, allora avevo 20 anni, caro amico. E poi ogni tanto scendo dalla Val Gardena per venire a Belluno. In privato? In privato, sì, con i miei amici. Chi la riconoscono, signor e Presidente? Qui vengo a questo caffè che è stupendo, perché qui al pomeriggio è pieno. C'è stato ancora qui lei? Qui, questo caffè sempre. Grazie, scusi. Che immagini, mi saluti tutti i bellunesi. Disturbare il Presidente della Repubblica nel suo soggiorno qua nella Marmolada sicuramente ci concede qualche minuto del suo tempo prezioso per raccontarci le sue esperienze, prima del Cansiglio e poi anche di questa trasferta nella cima della Marmolada dove già a suo tempo c'è stato anche il Papa. Esperienze di solito sono quelle che si fanno la prima volta. Siccome io vengo da queste parti solo da 34 anni, quindi si può dire che è una specie di pellegrinaggio dei ricordi questo. Qui sulla Marmolada sono stato tante volte, adesso con i capelli bianchi, prima con i capelli neri, e quindi per me è avere emozioni nuove, ma a quest'età questo conta e soprattutto rivivere emozioni antiche che sono emozioni giovani, ecco, allo stesso tempo. L'ultima volta che sono venuto per accogliere e accompagnare il Papa, che mi ricordo che era una giornata totalmente differente da questa. Nevicava, avevano avuto l'idea di mettere una specie di podio sul quale il Papa parlò, io gli stavo dietro. E io temevo che fossimo travolti dalla neve, ma c'era il Papa che godeva di una protezione speciale, questo non avvenne, insomma. Ecco. Lei è sempre un'emozione nuova. Signor Presidente, lei è sempre così simpatico? Ma io non so se sono sempre così simpatico, è che io so soltanto una cosa, di essere sempre uguale a me stesso. Naturalmente so che vi è della gente la quale avvicinandomi si meraviglia del fatto che rida o sorrida, ma questo mi sembra naturale perché mi vede la gente, siccome io non sono una persona molto, molto popolare, il tipo di vita politica che ho fatto, gli uffici che ho avuto, penso ministro dell'interno, presidente del consiglio, non è che sono uffici che danno molta popolarità, ecco. Quindi non sono poi per carattere una persona che susciti, che sia in grado di suscitare entusiasmi popolari. Quindi la maggior parte della gente, direi la quasi totalità, lasciamo stare, non so, i militari, perché io il primo incarico che ebbi fu quello di sottosegretario alla difesa e stetti 4 anni e mezzo con loro. Quindi loro mi conoscono, quelli dell'interno. Sono stato ministro dell'interno e allora questa è gente che mi conosce, ma per il resto non sono una persona. Ecco, e allora quando mi vedo alla televisione, e alla televisione mi vedo in occasioni solenni, e allora in occasioni solenni uno deve essere comunque un busto di gesso. Quando mi vedono poi nella realtà si accorgono che fortunatamente sono una persona comune, ecco, e allora talvolta si meraviglia, ecco. La ringrazio molto. Non parliamo di politica, un'ultima domanda, no, poi me ne vado. In effetti, guardi, ma i sassolini li ha perduti in questi giorni? No, ma qui sassolini non ce ne sono. Con queste scarpe cosa vuole? Poi, anche se ci fossero non si sentirebbero con questo tipo di calze. È in città che si sentono i sassolini perché c'è caldo. Le calze sono leggere e le scarpe sono lo stesso leggere. Passati 1000 metri non c'è più questo problema. Ci dà un saluto a noi bellunesi? Sì, un saluto carissimo ai bellunesi, a tutti quelli della provincia di Belluno,
gli abitanti dell'Alpago che adesso mi, che mi ospitano, gli abitanti del Cadore con i quali ho tanti rapporti, gli abitanti di questa bellissima zona, le popolazioni ladine che arricchiscono con la loro cultura il nostro patrimonio nazionale, il patrimonio di queste zone, e ai veneti in generale cui sono legato, lo ripeto, da un'età che i capelli dimostrano quale sia. Ecco. Ma il suo spirito no, evidentemente. Grazie signor Presidente. Grazie a lei. Dal Patto Atlantico a Bush, edizione Rizzoli. Siamo con l'autore, fortunatamente. Ci può succintamente, signor Presidente, illustrare, descrivere quanto contiene questa sua seconda fatica sull'altra potenza internazionale? Già si era occupato della Russia. Ho dovuto faticare un po' per riassumere quello che era un insieme di alcuni decenni di impressioni, non solo dell'America politica, ma in generale di tutto quel complesso di fattori che poi formano la volontà globale del popolo americano, dando anche qualche rilievo all'apporto italiano nella formazione dello sviluppo americano, apporto iniziato con una emigrazione molto modesta, a parte Cristoforo Colombo, ma un'emigrazione molto modesta del secolo scorso, a cavallo di questo secolo, e oggi è arrivato ad un livello enorme, non solo del governatore di New York, Mario Cuomo, di tanti membri del congresso, ma nell'università, nella vita intellettuale, nella vita artistica, nelle industrie, siamo veramente presenti in un modo notevole. Quello che ho cercato di raccogliere poi sul piano politico è il recupero di quello che era stato un momento importante della storia mondiale, quando unendosi Unione Sovietica e Stati Uniti d'America si era sconfitto il nazismo. Poi c'è stato il lungo periodo della Guerra Fredda, ma c'è stato sempre un filone di tendenza al recupero di quella unione delle due superpotenze in un quadro veramente di pluralismo. Oggi che attraverso la perestroica questo è raggiunto, credo che possa essere anche utile leggere nel libro le tappe attraverso le quali ci si è arrivati. Onorevole Andreotti, quando ha tempo di scrivere lei? In genere la mattina presto, e poi metto insieme quello che ho scritto durante l'anno, durante le due o tre settimane di vacanza. Gran parte dei miei libri sono assiemati, almeno se non nati, qui a Cortina. Allo Sport Hotel di Arabba c'è Mike Buongiorno, che da Canale 5 ha accettato eccezionalmente di presentarsi anche sugli schermi di Telebelluno. È un atto di cortesia di cui noi le siamo molto grati, e la prima domanda è questa, signor Mike: come trascorre queste giornate in questi magnifici campi di sci? Le trascorro molto bene, però non bisogna dire solo sui campi di sci, dico anche in questo albergo, lo Sport Hotel Arabba del signor Franco Pra. Io sono tornato qui perché le piste di Arabba e dintorni sono molto belle, ma anche perché quando ci si vuole allontanare dal proprio lavoro due o tre giorni in un posto così accogliente, in un albergo così bello, perché nuovo di zecca, bisogna fare i complimenti al signor Pra. In soli sei mesi hanno fatto dei miracoli. Qui io ero già venuto in precedenza, ma adesso è diventato uno dei più bei posti di tutta la valle, direi. Ecco, mi raccontano che lei, assieme alla signora Zuccoli, partite, e al bambino Nicola, partite al mattino e ritornate alla sera. Vi trascorrete circa 10-11 ore al giorno sui campi di sci. Com'è che fate a passare tutto questo tempo sempre con gli sci calzati? Beh, no, abbiamo fatto perché era molto bello il tempo, le piste bellissime, siamo arrivati molto stanchi però contenti. Beh, ci fermiamo, mangiamo un panino ogni tanto, io ne mangio uno ogni mezz'ora, infatti Raffaele, che è il nostro maestro, si dispera perché mi fermerei sempre, però continuiamo, bello, ci piace molto. Signor Mike, dunque intanto desidero chiarire, adesso non esageriamo, siamo bravi come sciatori, però 11 ore no, dunque ieri abbiamo fatto il giro del Sella. Abbiamo tenuto gli sci nei piedi 6 ore, che sono veramente tante già, e direi che poi oggi eravamo piuttosto stanchi, tant'è vero che oggi volevamo andare sul Marmolada, abbiamo approfittato che poi il cielo era coperto, siamo tornati indietro. È l'occasione questa anche per restare un po' in famiglia. Mi pare che lei, almeno leggendo i giornali, è estremamente occupato. Si legge che la signora ogni tanto si lamenta perché lei non c'è e lei è, diciamo, impegnato in altre cose. Va sempre tutto bene in famiglia? Certo, purtroppo la famiglia non è proprio totalmente al completo, perché manca Michi, quello che prima si chiamava Michelino. E dove è rimasto? Dunque lui è andato a Madesima a fare le gare di sci con i suoi compagni, con la sua scuola. E allora abbiamo portato Nicolò, che oggi ha fatto anche tanti progressi grazie
qui a al nostro maestro, a Raffaele Crepaz, che è veramente un bravissimo maestro. Devo dire che, vero Nicolò, che ti ha insegnato oggi a fare delle curve che non avevi mai fatto, eh? Di la verità. Sì, è vero, è bravissimo. Ecco, allora d'ora innanzi sappiamo che Raffaele sarà richiestissimo dopo quello che ha detto qua il nostro Nicolò. Signora Zuccoli, parliamo un attimo di affari, affari in questo senso. Quando Mike era alla RAI era ovviamente un grande personaggio, oggi dico da qualche tempo è a Canale 5, questo passaggio, questo cambio di casacca, lei come lo ha interpretato? Dunque, io ho letto su un sacco di giornali, addirittura su libri, che io non volevo che lui andasse a Canale 5, non è vero per niente, che Berlusconi mi avrebbe offerto trasmissioni e cose per convincerlo, non è vero, noi siamo tutti amici del dottor Berlusconi, per cui eravamo contenti, e devo dire che lui è un pochino più impegnato di prima ancora adesso, però siamo in una grande famiglia e ci piace. Un bellunese è Piero Bon, ha ancora il casco, che pareti ha scalato questa mattina? Siamo venuti su sulla parete del piccolo Ragazzuoi tramite una vecchia via percorsa e scavata e costruita durante la prima guerra mondiale dal nostro battaglione. Era particolarmente impegnativa o era una passeggiata? No, era abbastanza impegnativa, però attrezzata molto bene, quindi se ben impegnativa era stata fatta in sicurezza. C'è effettivamente questa grande soddisfazione di raggiungere la cima dopo aver scalato magari per 3 o 4 ore, non è il caso suo evidentemente, ma degli altri colleghi che hanno affrontato delle pareti più ripide? Certamente, io penso proprio di sì. Soprattutto penso che ci sia anche l'opportunità, visto che la via era così ben attrezzata, per le persone anche meno esperte di raggiungere una vetta così ambita anche per scalatori più esperti, da scalatori più esperti. Piero Bon, capiterà che quando lei ritornerà in abiti civili verrà quassù a farsi una camminata la domenica così come la sta facendo in questi giorni da militare? Ma certamente, è la mia speranza. Particolarmente gradita per Italo, ma anche per i bellunesi, fu l'opportunità di incontrare e intervistare più volte il Papa nei soggiorni a Lorenzago di Cadore. Io ringrazio a mia volta tutti i telespettatori che mi hanno seguito, mi hanno aiutato, mi hanno sopportato anche, ma soprattutto devo ringraziare tutti i colleghi e voi della struttura che mi avete dato questa opportunità.